L'ambiente ha bisogno anche di ambasciatori e di veicoli, non soltanto di slogan. Legambiente sta facendo un buon lavoro, questa è una bellissima iniziativa, io mi auguro che vada anche un po' oltre. Ho appena chiesto a Legambiente di verificare se sono nelle condizioni di chiedere ad esempio la gestione dell'area protetta, perché per quanto saltuariamente si provveda alla pulizia dei luoghi, poi si sa che c'è un'alta percentuale di cittadini che non rispetta i luoghi, non rispetta l'ambiente, non rispetta nemmeno la propria vita personale da questo punto di vista. Quindi mi auguro che queste iniziative contribuiscano a scuotere un po' le coscienze dei cittadini, ma anche a creare dei presupposti perché, così come è accaduto con i gorghi tondi, si possa verificare una fruizione migliore, più sana dal punto di vista ambientale anche della zona di Capofetto. L'idea era appunto quella di sensibilizzare innanzitutto i cittadini delle due comunità territoriali, cittadini di Petrosino e cittadini di Mazzara, ma anche le istituzioni locali, sul fatto che Capofeto e i Margi, Nespolilla, Spanò e Margimilo sono zona umida a protezione comunitaria e internazionale, dopodiché rischiano di essere totalmente abbandonati diciamo che l'idea nostra è proprio quella di sottolineare l'importanza della zona umida, la protezione, la tutela e la salvaguardia. Questa è una buona idea che ha lanciato il sindaco di Mazzara del Vallo, e intanto perché vi è la sua disponibilità a interessarsi, diciamo che l'iniziativa ha già sortito il primo effetto. Adesso si tratterà per l'appunto di coinvolgere anche il comune di Petrosino, che sicuramente non farà mancare la sua adesione, strutturare un progetto e vedere se effettivamente riusciamo a proteggere quella zona, quantomeno evitare che sia luogo di discarica.